prima Irina Bolognini, console generale e presidente della Camera di Commercio turca in Italia. So we welcome Pinar Bolognini, president of the Chamber of Commerce in Italy. Turkish Chamber of Commerce in Italy and Turkish Council in Italy. Buongiorno a tutti, ringrazio e saluto il Presidente della Camera di Commercio di Pescara, Dottor Daniele Becci, la Dottoressa Maria Antonietta Firmani di Parallelo 42 e il Dottor Alessandro Addari, Presidente dei Servizi Innovativi di Confindustria Chieti Pescara, per il gradito e cortese invito a questo importante e costruttivo evento di internazionalizzazione, al quale sono ben lieta di apportare la mia esperienza e contributo. Porto quindi il saluto mio personale del mio paese agli illustri sindaco di Pescara, Marco Alessandrini, che è dovuto purtroppo andare, poi io magari riferite voi, e al signor governatore della regione Abruzzo, Luciano D'Alfonso, a tutte le eminenti autorità intervenute, alle imprese e ai cittadini di Abruzzo. Vorrei rappresentare brevemente la mia attuale esperienza diplomatica e di presidente dell'Italia da Turtigiare Todas, quale testimonianza rappresentativa della sempre maggiore crescita dei rapporti tra la Turchia e il Sud Italia. Nell'aprile del 2012, grazie all'impegno di Sua Eccellenza Ambasciatore Hamgaki, fu inaugurata la sede del Consolato Generale Onorario di Turchia a Brindisi. E io ebbi l'onore con l'ex equator del 7 novembre 2012, ministro degli Esteri della Repubblica Italiana, di esserne nominata console generale onorario. L'apertura del consolato a Brindisi indicava l'attenzione del governo turco verso un'area geografica diventata particolarmente strategica per i nuovi equilibri economici internazionali e per gli accresciuti interessi turchi nel Mediterraneo. La grande economia cominciava quindi a spostare lo sguardo dalla Mitteleuropa all'Europa dell'Est e al Medio Oriente, proprio per il tasso di crescita che questa nuova area andavano registrando. L'attenta diplomazia turca in Italia aveva quindi intuito la necessità di presenziare un'area fortemente infrastrutturata con porti e aeroporti internazionali. Geograficamente la più vicina alla Turchia, che opportunamente presidiata e curata, avrebbe costituito un hub strategico per gli interessi turchi nel Mediterraneo. Le nuove frontiere capovolgono di fatto la geopolitica italiana ed il Sud Italia è vocato a diventare l'area geografica più strategica e baricentrica per ogni tipo di comunicazione che interessi la Turchia stessa all'interno del Mediterraneo. Il lembo sud dell'Adriatico è solo 800 km dalla Turchia, è più vicino ad essa di quanto non lo sia, per esempio, la mia sede di Brindisi da Milano. In generale si è notata una progressiva sostituzione dell'Italia come centro strategico del Mediterraneo da parte della Turchia, e la Turchia ha tutto l'interesse invece di mantenere
in piedi e sorreggere la centralità strategica italiana come paese amico e grande partner economico e commerciale. Fino al 1995 e forse sino alla fine del secolo scorso, l'Italia era portaerei della NATO nel Mediterraneo. Dal momento in cui invece l'Europa è entrata in crisi, la Turchia, soprattutto negli anni dell'attuale governo, è riuscita a fare proprio tutto quello che l'Italia avrebbe dovuto fare e che la crisi economica europea che ne ha condizionato l'operatività politica non le ha consentito di fare. Inoltre, la Turchia dal punto di vista geopolitico ha da sempre le chiavi del Mar Nero e vicino alla canale del Suez controlla quello che fanno iraniani e israeliani, condiziona quello che avviene nella penisola balcanica, senza dimenticare che possiede il più potente esercito in Europa. In breve, la Turchia sta dimostrando di avere le risorse, la volontà e la forza nazionale di diventare per noi centrale nel Mediterraneo. E questo spiega perché la Turchia sia stata in grado di affrontare la crisi della Libia, dell'Egitto e del Nord Africa in maniera sicuramente molto redditizia per la cooperazione a favore delle proprie imprese che ogni giorno di più condividono con le imprese italiane la ricostruzione e lo sviluppo di questi paesi. Il Sud Italia quindi proprio per tutto ciò e per rafforzati interessi turchi verso i paesi nordafricani ed europei bagnati dal Mediterraneo, con la propria logistica può trarre ingenti vantaggi dalla collaborazione strategica con la Turchia, ad essa fortemente interessata. Trieste Gate della Turchia verso l'Europa ne è la reale dimostrazione. Il porto di Trieste è considerata la porta della Turchia verso l'Europa centrale, orientale e del nord. Dal 1987 il servizio che collega l'area di Istanbul, Çeşme e Mersin al porto di Trieste con gli attuali 220.000 camion all'anno su ferri Ro-Ro e di 6 milioni di tonnellate all'anno dimostra quanto questo collegamento sia stato e sia una ricchissima e ghiottissima opportunità per la ricchezza di tutto il territorio triestino. Con la crisi economica dell'Europa e lo sviluppo delle nuove aree che si affacciano sul Mediterraneo, il miracolo di Trieste, con la sensibilità della politica nazionale verso il Mezzogiorno d'Italia e la sensibilità dell'amministrazione locale, approfittando della positività congiuntura l'offerta al Sud Italia dalla Turchia, potrebbe replicarsi nell'area meridionale adriatica d'Italia, portando ricchezza e nuove opportunità per il territorio. Proprio considerando tutto ciò e constatando la pressante richiesta dell'azienda del Sud Italia, in crisi, le quali dopo il mio insediamento a Brindisi e la puntuale e costruttiva azione di promozione svolta dal consigliere commerciale dell'ambasciata di Turchia a Roma, dottor Halil Ibrahim Şener, e dai suoi predecessori, affollavano quotidianamente gli uffici del mio consolato per essere aiutato a candidarsi sul mercato turco. Ho avuto l'intuizione, con il patrocinio dell'ambasciata della Repubblica di Turchia a Roma,
di fondare Italia da Turtigiare Todas, attualmente in fase di riconoscimento, quale Camera di Commercio Turca in Italia, per dare uno strumento attivo all'imprenditoria italiana ed in particolare a quello del Sud Italia, al fine di potersi posizionare sul mercato turco in grande fermento e ricco di opportunità. Contestualmente ho lavorato sulla sensibilizzazione delle autorità portuali ed autoportuali pugliesi. Ho prodotto incontri in Italia e in Turchia e ho fatto avviare interessanti trattative tra le suddette autorità pugliesi e quelle turche, che al momento si sono già concretizzate con un protocollo tra il porto di Izmir e quello di Brindisi, firmato presso il Ministero dei Trasporti in Turchia, per l'avvio di linee navali commerciali e ro-ro tra Izmir e Brindisi, oltre ad un progetto europea autostrada del Mediterraneo che unirà i porti del Sud Italia e con la Tunisi e la Turchia, e che ha già ricevuto un apprezzato gradimento dall'ambasciatore Alpogan, che è presidente dell'Unione del Mediterraneo e di Barcellona. Altrettanto per la linea aerea diretta alla SEA, società di gestione degli aeroporti pugliesi, insieme alla Turkish Airlines, compagnia turca, grazie al mio impegno hanno sottoscritto un accordo per l'apertura di un collegamento aereo diretto tra la Turchia e la Puglia con 4 voli settimanali che partirà a breve. Così il 22 novembre 2012 ho fondato a Brindisi la Camera di Commercio Turca in Italia, con l'apporto di imprese turche e la partecipazione di 20 soci fondatori provenienti da ogni parte d'Italia, fortemente motivati a trovare in Turchia nuove opportunità di lavoro per loro aziende. Dalla fondazione dell'Italia da Turtigiare Todas, la Camera di Commercio Turca in Italia, ad oggi ho avviato una costante campagna promozionale sull'intero territorio nazionale. Con ausilio dell'Ambasciata di Turchia e del suo Dipartimento Commerciale e grazie alle nuove interessanti leggi turche che incentivano gli investimenti produttivi, compresa anche la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, in questi 2 anni abbiamo registrato l'adesione di numerose aziende e abbiamo già attivato, con il supporto dell'Agenzia e gli investimenti del Primo Ministro della Repubblica di Turchia, numerosi progetti a favore dei nostri associati. Vorrei solo dirvi che in 2 anni, partendo dalla costituzione di una cellula diplomatica consolare a Brindisi, mettendo le basi per lo sviluppo dei trasporti e della logistica tra Puglia e la Turchia, abbiamo creato sicure opportunità di sviluppo per aziende italiane in crisi, con investimenti previsti per i prossimi 2 anni che potrebbero raggiungere cifre molto rilevanti grazie alle leggi incentivanti turche e all'accertata disponibilità finanziaria e facile accessibilità al credito per le imprese meritevoli da parte della Banca dello Sviluppo di Turchia. Con questa opportunità di portare la voce del mio paese qui a Pescara è mio preciso impegno mettermi a disposizione del settore dell'internazionalizzazione della vostra Camera di Commercio di Pescara, affinché attraverso la Camera di Commercio stessa e Confindustria di Pescara, le quali operano
istituzionalmente per lo sviluppo dei territori, la favorevole congiuntura economica turca, in sinergia con il tessuto imprenditoriale abruzzese, diventi una possibilità di crescita per la vostra splendida regione, facendola conoscere turisticamente e imprenditorialmente sempre più in Turchia, al fine di avviare la possibilità di rilevanti scambi turistici interculturali e imprenditoriali per una sempre maggiore amicizia tra il mio paese e la vostra, ripeto, splendida regione. Non voglio sottrarre altro tempo ai miei illustri colleghi relatori che seguiranno il mio intervento. Vi ringrazio per la vostra attenzione. A chi avesse necessità di avere maggiori informazioni potrà contattarci attraverso la Camera di Commercio di Pescara, parallelo 42, e i servizi innovativi di Confindustria Chieti Pescara, con i quali avvieremo da oggi un proficuo e solidale rapporto di collaborazione e strutturata sinergia. Grazie.